Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. È la centesima volta che rinizio il video perché questo telefono mi sta dando un sacco di problemi di spazio, di memoria, di iCloud, quindi devo assolutamente andare da qualcuno a far sistemare la situazione perché non è possibile girare video in questo modo. Sono sempre lì che elimino video, foto, ma niente, siamo sempre da capo a 12. Comunque per me è sabato mattina. Come avete visto, ho già tolto le lenzuola dal letto, adesso sto facendo areggiare per bene la stanza, il materasso, e ho già fatto partire una lavatrice e poi mi metterò a pulire un po' casa perché in settimana non sono riuscita a fare niente, come vi avevo già detto, e oggi ne approfitto che c'è anche Christian, almeno mi dà una mano. Dobbiamo principalmente spolverare, passare l'aspirapolvere e lavare per terra. Questo quindi faremo prestissimo insieme sicuramente. Comunque volevo ringraziarvi per tutti i messaggi che mi avete lasciato sotto l'ultimo video. Siete state veramente carinissime e ringrazio tutte voi e anche tutte le ragazze che mi hanno scritto su Instagram, veramente grazie di cuore. Mi dispiace avervi fatto preoccupare. Comunque cosa succede? Succede che in famiglia una persona a me molto cara si sottoporrà ad un intervento, quindi sono un po' preoccupata. È questo, quindi niente, ora attendiamo, mandatemi un sacco di good vibes e niente, comunque meglio che ora non penso a questa cosa. Ultimamente, da qualche settimana, sto provando un nuovo deodorante, questo qui di Wild. Guardate il pack che bello di questo verde, devo dire che mi sto trovando veramente molto molto bene, non mi ha macchiato nessuna maglietta, resiste tutto il giorno e non mi irrita la pelle, quindi volevo assolutamente consigliarvelo. La particolarità di questa azienda è che ha come scopo quello di ridurre la plastica monouso, infatti questo flaconcino qui è in alluminio riutilizzabile. Potete scegliere voi il colore del contenitore, ci sono tipo lilla, rosa, di tantissimi colori, io poi vi lascio il link qua sotto, andate a dare un'occhiata al sito di Wild. Come vi dicevo prima, potete ricaricare il flacone, come vi faccio vedere subito. Allora, questa qua è la scatolina che mi è arrivata e dentro c'era qui il deodorante e poi qua queste ricariche che sono proprio i deodoranti. Quindi una volta finito il deodorante voi dovete soltanto riacquistare le ricariche e le andate poi ad inserire qui dentro. Io adesso ho la mia inserita, quindi non la sto a togliere, però pigiando questi due tasti qua laterali andate poi a... ora non ci riesco, però andate a ricaricare il vostro flaconcino con il deodorante che più preferite, perché queste ricariche qui le trovate in tantissime profumazioni. Inoltre sono super super vegane, quindi veramente ci sono soltanto ingredienti di origine naturale. Un deodorante molto molto idratante, infatti all'interno troviamo per esempio il burro di karité. Io come fragranze ho il cocco e vaniglia e poi ho anche quest'altra che è un'edizione limitata all'ambra. Questa qua è veramente super super particolare come fragranza. Allora, adesso ho utilizzato questo qua, quindi è quello che ho già inserito all'interno del flaconcino e poi andrò a ricaricarlo con quest'altra ricarica. Inoltre, se avete la pelle molto molto sensibile, c'è proprio una linea dedicata, quindi date un'occhiata al sito perché lì appunto c'è scritto tutto e quindi in base al vostro tipo di pelle poi scegliete quello che fa più al caso vostro. Sul sito poi potete leggere anche tutti gli ingredienti, ma in realtà ci sono scritti anche qua dietro. Potete scegliere dei multipli di 3, quindi potete scegliere 3 fragranze, oppure se tipo vi piace una fragranza prendete 3 refill della stessa profumazione. Io vi lascio il 20% di sconto, così potete provare avendo appunto questo sconto del 20% con il codice
Alessia M20, tutto scritto in maiuscolo, comunque ve lo lascio qua come sempre. Il 20% è applicabile su tutti i prodotti del sito, quindi fatemi sapere se intanto conoscete questa azienda Wild oppure se andrete a dare un'occhiata e farete insomma un po' di shopping. Io mi sto trovando veramente molto bene, quindi vi assicuro che è ottimo. Poi anche il profumo mi piace tantissimo, quindi top, veramente, sono contenta di averlo ricevuto e di parlarvene. Bene, adesso, come vi ho detto, ci dedichiamo un'oretta alle pulizie. Tra l'altro stamattina mi sento anche un po' rimbambita perché stanotte ho dormito non male, però mi sono svegliata un sacco di volte e quindi mi sento veramente un po' assonnata ancora, però niente, adesso ci dedichiamo questa oretta perché poi domani vogliamo assolutamente riposare, poi la prossima settimana insomma sarà un po' bella piena, quindi voglio assolutamente non pensare alla casa. Iniziamo appunto con le pulizie. Ho appena rifatto il letto, qui però non ho rimesso le federe perché voglio rimettere quelle di questo copripiumino, quindi adesso le stenderò, poi stasera insomma le rimetto, quindi per il momento lo lascio un attimo così. Qualche giorno dall'ultima ripresa che vi avevo fatto e è passato anche l'intervento di cui vi parlavo prima, quindi ora sono sicuramente più serena, più felice e sono contentissima, ecco, che il peggio sia andato, perché sono stati giorni molto intensi, quindi finalmente è andato tutto bene. Io fra poco mi cambio che vado in ospedale e poi oggi pomeriggio vorrei fermarmi a fare un po' di spesa perché veramente il frigorifero è super super vuoto, quindi devo assolutamente fermarmi all'Eurospin a comprare qualcosa. Infatti ieri mi ero già fatta la lista della spesa e però ecco, oggi devo assolutamente rimediare perché non è possibile. Ora io sistemo un po' casa perché mi sono svegliata da poco, ho fatto colazione e poi appunto, come vi ho detto, vado
E niente, però ecco, mi devo sbrigare perché ho veramente una mezz'oretta per rimettere un po' a posto casa e qualche tipo quarto d'ora per prepararmi. Quindi devo fare tutto super super di fretta. Cioè, in realtà ho un'oretta, però io parto sempre quei 10 minuti prima perché mi piace arrivare sempre un po' in anticipo anziché magari in ritardo, soprattutto per i parcheggi che sono un disastro da trovare. Mentre volevo farvi vedere anche il mio nuovo pigiamino preso qualche settimana fa. Grazie vicino, proprio adesso, però ora non chiudo la finestra, scusate il rumore di sottofondo. Comunque ho preso questo nuovo pigiamino qualche settimana fa, mi piace tantissimo, è di questo bordeaux vinaccia in stile tartan e poi la maglietta è fatta così grigia e qui riprende il tartan del pantalone. Volevo farvelo vedere perché mi sta piacendo veramente un sacco. Questo qua, se vi interessa, io l'ho preso al Bianco 2, che ovviamente è un negozio che abbiamo qui in zona, quindi non so se potete reperirlo da qualche altra parte. Comunque è proprio un negozio che vende biancheria per la persona e biancheria per la casa. E questo qui è fatto in cotone ed elastan, quindi anche il tessuto è buonissimo. I pigiami di The Zenith a me piacciono tantissimo, ma non so perché si bucano sempre. Non so se succede solo a me, però è proprio un tessuto talmente sottile che dopo un anno e mezzo magari di lavaggi si rovina. Quindi ho detto quest'anno ne compro uno un po' più buono, perché questo qua comunque l'ho pagato, mi sembra 24-25 euro. Era anche in offerta perché veniva a 30, però almeno ecco mi dura un po' di più. Perché veramente quelli di The Zenith, sapete, a me piacciono tantissimo, però ce li ho lì nel cassetto, ma sono proprio tutti rovinati. Quindi non ne valeva la pena, ho detto, andarli a ricomprare. Però vabbè, questo non significa che non comprerò più pigiami The Zenith perché comunque le loro fantasie mi piacciono sempre tanto. Ma va bene, questa volta ho comprato questo e devo dire che mi sto trovando super bene. Eccomi qua, sono da poco tornata a casa, vi faccio subito vedere la spesa che ho fatto perché ho comprato delle cose che vanno in congelatore così almeno poi le metto subito a posto. Mi sono fermata all'Eurospin, dovrei andare anche in Coop però magari ci vado nei prossimi giorni perché adesso vi dico la verità, mi faccio una bella doccia e mi riposo un po'. Allora, iniziamo dalla spesa. Partiamo da queste caramelle a tema Halloween. È praticamente un barattolo con tutto questo mix di caramelle, come ho detto, a tema Halloween. Quindi hanno tutte queste immagini di Halloween, teschi, ragni, streghe e cose varie. Quindi, oddio, ho preso un barattolo. Ho preso poi le patatine, queste qua classiche. Per la colazione ho preso questi cornetti senza latte, cioè senza lattosio, al cioccolato. Non li ho mai presi, quindi è la prima volta. Vediamo se mi piacciono, spero di sì, perché appunto sono senza lattosio e quindi insomma spero di trovarmi bene. Poi se siete curiose fatemi sapere. All'Eurospin comunque ci sono tantissimi prodotti senza lattosio se vi può interessare. Poi ho preso questa cassatina siciliana, quella che prendo sempre per Christian perché a lui piace tantissimo. Diverse di voi mi hanno chiesto dove si trova, in quale banco. La trovate nel banco frigo davanti ai salumi, alla salumeria, proprio quella dove c'è la commessa o il commesso dietro. Quindi si trova lì nel reparto pane per farvi capire. Questa qua Christian la mangia spesso e dice che si trova veramente bene, molto buona. Anch'io l'avevo provata una volta e è davvero buona.
Poi ho preso questi cappelletti con il prosciutto e il parmigiano reggiano, perché questi qui comunque sono sempre comodi da tenere in casa, perché a volte quando andiamo di fretta questi qua con 3-4 minuti sono pronti. Allora, qui c'è il latte, quindi non è che li mangio sempre, però ci sono quei momenti in cui veramente non so cosa fare, faccio loro. E devo dire, ci sono degli alimenti che mi creano disturbi e alimenti no, forse perché qui c'è il parmigiano reggiano, quindi, cioè intendo il parmigiano, quindi forse è per quello che non mi danno fastidio. Comunque, questi in casa ci devono essere sempre, come i tortellini o queste paste, diciamo, che si cuociono in 2-3 minuti. Poi, soprattutto adesso che sta arrivando l'autunno, fatti in brodo sono veramente buoni. Poi ho preso una confezione di more, queste qui che mi piacciono veramente tanto, e per Christian, perché questo lo mangia lui, ho preso questo tonno, che se lo farà tra oggi e domani, perché comunque ha una scadenza breve. Per restare in tema autunno, ho preso anche questi tronchetti, che sarebbero tipo degli gnocchetti alla patata e zucca, quindi non vedo l'ora adesso di farli. Datemi qualche consiglio su come condirli, perché hanno la zucca, quindi sicuramente risulteranno molto dolci. Voi come li fareste? Fatemi sapere giù nei commenti e sicuramente riproporrò la vostra ricettina, quindi vi aspetto giù nei commenti. Ho preso poi un sacco di cosine senza lattosio, vi faccio vedere. Allora, partiamo da questo yogurt con questi cereali e palline di cioccolato, e è proprio della linea Amo essere senza lattosio. Infatti l'ho preso subito, era la prima volta che li vedevo, quindi assolutamente li ho presi per provarli. E poi, sempre senza lattosio, ho preso le fettine di formaggio. Ho preso due confezioni di questi yogurt qua, speriamo che siano buoni, ma secondo me sì, perché Eurospin ha questa linea senza lattosio che è veramente molto buona. E poi ho preso tre mozzarelline, sempre della linea senza lattosio. Queste qui le utilizzerò domenica per fare la pasta al forno. Adesso la domenica sto cucinando spesso la pasta al forno. Poi ho preso questa cipolla in granuli, ho anche l'aglio in granuli, così almeno non vanno a male quelle fresche. Poi, sempre per Christian, ho preso questi biscottini con il cioccolato, che a lui piacciono tantissimo. Ho preso poi due confezioni di prosciutto crudo San Daniele, era anche in offerta a 2,49 € la confezione. Poi ho preso le vongole, queste qua congelate, e questi gamberetti sempre surgelati, anche queste sono surgelate, che ora vado a mettere subito in coso lì, come si chiama, congelatore. Poi ho preso questi broccoli, cioè aspettate, allora ho preso i tortini di broccoli e carote, sono sempre congelati, quindi questi qua li farò sicuramente in friggitrice ad aria, non vedo l'ora di provarli. E poi ho preso questo pesto alla genovese. Questo qua ve lo consiglio tantissimo, perché l'ho preso altre volte ed è veramente squisito. Lo trovate nel reparto frigo. È veramente ottimo questo pesto dell'Eurospin. E poi, sempre da congelatore, ho preso questo fritto misto di pesce e le patate così. Questi li metto anche in friggitrice e siamo a posto. Allora, una busta l'ho svuotata, ora vi faccio vedere quest'altra. Allora, qui ho preso due pacchi di rigatoni, questi qui, non so più dove appoggiare le cose. Poi ho preso una confezione di uova,
Io prendo sempre quelle da 4 perché così non le tengo troppo tempo in casa, visto che ne mangiamo comunque due a testa a settimana. Poi, sempre della linea senza lattosio, ho preso questo latte e cacao appunto senza lattosio. L'ho trovato proprio in quelle isolette che sono al centro, sapete, in offerta, così. Quindi appena li ho visti li ho subito presi. Poi delle clementine, anche se stasera Christian andrà a fare spesa di frutta e verdura, però queste qua mi sembravano belle buone, quindi le ho prese. Poi i grissini, questi qui con i semi di sesamo. E poi due confezioni di pan bauletto che era in offerta a 95 centesimi la confezione, quindi ne ho prese due. E poi questi cornetti di mais che mi piacciono tantissimo. E direi che anche l'altra bustina è andata. Ora metto tutto a posto e poi mi rilasso un pochino. Quindi chiudo qua questo video, spero che vi abbia dato compagnia. Volevo dirvi che per il deodorante mi sto trovando veramente super super bene, quindi se cercate qualcosa di idratante, di vegano, che rispetti comunque anche l'ambiente, io ve lo consiglio. Veramente sono ormai 10 giorni che lo sto provando, è stato a dura prova il giorno in cui sono stata anche in ospedale tutto il giorno. E devo dire, non crea puzze, cose varie, quindi io ve lo straconsiglio. Vi lascio il link qua sotto e il codice sconto sempre qua sotto. E ora mi tocca mettere a posto tutta la spesa e quindi niente, iscrivetevi al canale così non perdete i prossimi video e seguitemi anche su Instagram, mi trovate sempre come Alessia Mostarda. Io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!